sono con Claudia Buccellati dell'azienda Mario Buccellati, premio Women's Jewelry Association alla carriera. Cosa rappresenta per lei questo premio? Beh, prima di tutto una grande responsabilità, perché sono la prima persona ad essere premiata da questa associazione. Poi uno stimolo, perché anche se è un premio alla carriera credo di avere ancora un po' di possibilità di donare. E poi credo che veramente questa sera tornerò a Milano con molto di più per questo luogo magico dove è stato assegnato il premio, per le persone che ho conosciuto e per soprattutto i loro intenti che io voglio condividere. Signora Buccellati, cosa può rappresentare Women's Jewelry Association per le aziende orafe italiane? Senza cadere nella retorica, credo che un'associazione come questa, femminile, possa portare passione, impegno, perché non dimentichiamoci che le donne che scelgono di lavorare in questo settore o in altro, lo scelgono veramente e quindi si impegnano di più. E poi può portare un accento molto più etico e un contributo assolutamente sociale a tutto ciò che è il mondo orafo e non solo. Mario Buccellati vanta una lunga tradizione di arte orafa. Come questo valore può risultare strategico? Dipende da cosa intende lei per strategico. Strategico per noi come azienda è assolutamente, devo dire, un'impresa molto difficile, ma conservare la propria identità senza mai venir meno ad essa, nonostante tutto, e nonostante si possano scegliere strade più facili e più redditizie, ma invece è una giusta strategia mantenere appunto l'eticità, che è anche mantenimento delle proprie origini, del proprio carattere, delle proprie caratteristiche. E soprattutto essere un'azienda e fare un prodotto a fortissima identità e immediatamente riconoscibile. Tutti i vostri gioielli sono realizzati con tecniche artigiane di altissima qualità. C'è un ricambio generazionale in grado di assicurare il proseguo di un patrimonio di conoscenza così elevata? Quando io sono entrata nell'azienda Buccellati, la mia prima preoccupazione è stata quella di ringiovanire il parco artigiani, come lo chiamo io. E devo dire che questo progetto mi è riuscito e c'è sì un cambio generazionale, siamo pronti. Noi investiamo molto tempo e ovviamente risorse nel cercare giovani, nel provarli e nel dare loro la possibilità di capire prima di tutto se sono adatti a fare il lavoro nel nostro settore e poi se sono adatti al nostro tipo di lavoro, perché è molto particolare. Però non è vero che ci siano dei problemi di ricambio. Se un'azienda si impegna, sono sicura che questo problema non ce l'ha, come non l'abbiamo noi. Grazie davvero sentito a Claudia Buccellati e veramente complimenti per questo meritatissimo premio alla carriera dato da Women's Jewelry Association. Grazie. Grazie, sarà un piacere per me domani mettermelo sulla scrivania, non ne ho altri, quindi questo sarà particolare.